Quarta volta a Catania, cosa ne pensi dell'Etna Comics? L'Etna Comics, questa fiera enorme che c'è qui a Catania, c'è un sacco di persone che vengono praticamente da tutta l'Italia, è una fiera che diventa sempre più grande. E quest'anno ho avuto anche ospiti molto importanti, perciò ora è il primo giorno, è troppo presto per parlare. Però comunque sto vedendo che lo standard è stato rispettato rispetto alle altre tre edizioni a cui ho partecipato a Etna Comics. Sono felice e vediamo veramente di spaccare in questa edizione, mi raccomando. Tu sei il creatore di Code of Salvini, videogioco a sfondo satirico che parla di politica. Ecco, qual è la tua idea e cosa vuoi portare attraverso questo videogioco? Allora, Code of Salvini è un videogioco di protesta contro un modo di fare politica populista, ovvero un modo di comunicare che non fa altro che prendere le persone per la pancia e non per il cervello. Perciò dare false informazioni, usare logiche fallaci per giustificare delle tesi scorrette o tutto questo modo di fare che negli ultimi anni sta prendendo veramente voga e sta favorendo certi gruppi politici che con le loro menzogne e con i loro dati falsi vanno al governo e iniziano a imporre politiche non eque e non giuste nei confronti un po' di tutti.